5 novembre 2019, Gian Nicolacione all'interno del liceo Pilo Albertelli, un liceo storico di Roma, e siamo in compagnia di Antonella Corea, che è la preside. C'è stato un evento contro la violenza sulle donne, un evento importante con una performance artistica di cui poi in qualche modo ci parlerà la regista, l'ideatrice, ma appunto con Antonella Corea, appunto, che è preside di questo liceo, che appunto è l'istituzione che ha ospitato questo evento, parliamo un po' dell'impegno della scuola, in questo caso nei confronti di questa piaga che è la violenza di genere. Diciamo che la nostra scuola è da sempre impegnata sul tema della violenza e della legalità in generale, quindi diciamo che la giornata contro la violenza sulle donne riveste un'importanza particolare, perché comunque è un momento in cui la scuola si ferma un attimo a riflettere, e lo fanno tutti, lo fanno gli studenti, lo fanno i docenti, lo fanno i redattori del giornale Onda Anomala, che è appunto il giornale della scuola, ed è un momento anche per porre l'accento su questa situazione che sta diventando sempre più dilagante. La scuola ha il dovere di informare gli studenti e di prevenire determinati atti che possono poi sfociare in violenza, quindi credo che proprio tra le mission della scuola ci sia quella di voler ricordare questa giornata nel momento in cui comunque rappresenta proprio un focus su questo problema che diventa molto attuale. Quindi la violenza, contro ogni tipo di violenza, contro la violenza sulle donne in particolare oggi. E abbiamo sempre comunque affrontato questo tema con diciamo vari tipi di interventi, sia di natura artistica o attraverso delle conferenze di personaggi che magari lavorano in questo campo e hanno attraversato questo problema nella loro vita dal punto di vista magari legale oppure di testimonianze, eccetera. E quindi anche quest'anno abbiamo voluto farlo con i quadri viventi delle nostre studentesse e poi con un giuramento finale che, insomma, da cui è scaturito proprio l'atto, la posizione forte che il liceo Pilo Albertelli tutto ha contro ogni violenza e soprattutto contro la violenza sulle donne.